Finalmente Samsung Galaxy S10 e in tantissimi mi avete chiesto quando arriverà la recensione di questo smartphone. Bene, questa non è la recensione perché Samsung ci ha dato prima l'S10 Plus, poi abbiamo ordinato e comprato questo, l'S10 normale, tempo di arrivare e provarli. Non è che qualcuno ci ha detto addirittura siete pagati perché avete fatto prima l'S10 Plus. Ragazzi, no, semplicemente adesso io lo sto provando già da venerdì, Michael sta provando l'S10 normale e nella prossima settimana arriveranno le recensioni. Ma siccome nei prossimi giorni avrò qualche impegno che riguarda me, ma soprattutto voi e ciò che vedrete qua sul canale, cose veramente top, ma ve ne parlerò, arriverà tra qualche giorno, quindi faccio questo video così chi sta aspettando la mia opinione, la nostra opinione per avere un'idea se acquistare o meno questo smartphone ha già qualche indicazione. Ho pensato di dividere questo video in tre parti che corrispondono secondo me alle tre parole chiave che identificano Samsung Galaxy S10e, ovvero premium, che racchiude un sacco di cose, il touch feel, il fatto che abbia caratteristiche tecniche davvero top di gamma, poi ovviamente dimensioni, perché qua insomma si parlano da sole, questo piccolo gioiellino, e poi batteria, perché è assolutamente un tema importante con i suoi 3100 mAh, che sono meno rispetto ad S10 ed S10 Plus, e vi dico tutto. Allora, premium, beh, premium perché lui è un gioiellino. Vi giuro che l'ho visto qualche ora prima della presentazione di Londra e ho subito detto, wow, è lui, è lui. Premium perché come qualità costruttiva, rifiniture, design è favoloso. Questa colorazione gialla ve la faccio vedere dentro ad una softbox, ne vale la pena per capire bene di che colore è. Giallo, molto molto acceso, quasi tendente al verde. Bella perché non è un effetto pastello, la trovo più moderna con quel tocco di tamarraggine che non guasta mai. Sicuramente originale, tra l'altro il bordo lucido gli dà anche un tocco in più. Bellissimo, e se per S10 ed S10 Plus si poteva dire un gran bene, per questo il feeling è ancora migliore per le dimensioni, per lo straordinario equilibrio della parte frontale. È vero che il bordo in basso è più spesso, ma davvero di pochissimo e ad occhio non lo noterete, dovete proprio andarlo a cercare. Fa parte del capitolo premium anche la scheda tecnica, perché attenzione, qui non manca nulla rispetto ai fratelli maggiori. 6 GB di RAM anziché 8, e vabbè. Memoria interna espandibile che parte da 128 GB. Non c'è l'uscita Type-C, o meglio, c'è l'uscita Type-C, ma non con supporto uscita video con Samsung DeX. Manca la fotocamera zoom, tutto il resto invece è uguale. Parliamo anche quindi di connettività completissima, ottima parte telefonica e prestazioni decisamente buone e migliorate rispetto allo scorso anno. Giusto per la cronaca, l'audio è stereo. Non è potente come quello di S10 Plus, ma comunque è ottimo. Parlando invece di schermo, c'è una certa differenza con i fratelli maggiori. Tecnica prima di tutto, con un pannello Full HD anziché Quad HD e un vetro protettivo che è Gorilla Glass 5 anziché 6. Vedendolo da solo, ha uno schermo davvero bello, luminoso, brillante, uno dei migliori AMOLED in assoluto. Vedendolo fianco a fianco con S10 Plus, però si nota che non è la stessa cosa, principalmente per due aspetti: la luminosità massima che è inferiore e la compattezza e consistenza dei colori sulle tinte unite. Vedete su S10 è una grana sottile sottile che non lo rende un display perfetto, al contrario invece di quello dei fratelli maggiori che secondo me non hanno proprio alcun difetto. Altra questione sono le fotocamere, gli manca quella a tele rispetto ad S10 ed S10 Plus. Avevo anche io qualche dubbio sulle fotocamere anteriore e posteriore e in termini di qualità vi devo dire che sono le stesse di S10 Plus con cui l'ho confrontato, nessuna differenza, però sia quella normale che quella grandangolare sull'S10 Plus hanno un campo visivo leggermente più largo, nulla di allarmante, cambia poco nell'utilizzo di tutti i giorni. Dimensioni! Ah, finalmente! Ci voleva tanto fare un piccolino con cornici ottimizzate. Sì, cornici quasi inesistenti, ma tutti dei padelloni. No, questo 5,8 pollici, onestissimo, è di una comodità pazzesca. E forse tolto l'iPhone XS ed X precedentemente, questo è veramente l'unico piccolino al 100% top di gamma con cornici ottimizzate. Perché di Sony Xperia XZ2 Compact, sì, piccolo, ma non era così ottimizzato sulla parte frontale. Usatelo un paio di giorni e vi sembrerà di stare in paradiso.
Comodissimo, facile da maneggiare, non lo sentirete in tasca e poi l'utilizzo a una mano. Incredibile! E io che da domani devo ripassare a padelloni, sto già male al pensiero, veramente. Lo schermo è comunque da 5,8 pollici, quindi i contenuti si vedono bene. Poi la One UI esalta veramente l'utilizzo a una mano, tra gesture e grafica spostata in basso. Un piacere. Il downside in tutto ciò è che dovrete tenere lo zoom schermo a metà per dimensioni accettabili e quindi vi renderete subito conto che rispetto a un telefono più grande vi manca sempre qualcosina di visualizzato, specialmente quando la tastiera è attiva e quindi copre buona parte dello schermo. Beh, io ci ho fatto l'abitudine in mezza giornata. La verità è che avere un gioiellino così in tasca è come trovare la pace dei sensi, soprattutto se come me passate la giornata già davanti a uno schermo di grandi dimensioni, quindi non vi interessa nulla andare a giocare o a gustarvi serie TV sul telefono. C'è il lettore di impronte digitali sul lato destro. Per me, che sono mancino, non è comodissimo, ve lo devo dire. Non è comunque una roba impossibile da utilizzare, però se siete destri allora è tutta un'altra cosa e vi assicuro che non è troppo in alto, farete in un attimo l'abitudine. Piccola nota di servizio, se vi piace questo sfondo lo metteremo nei prossimi giorni sui nostri canali social, in particolare su Instagram. 3100 mAh di batteria. Cosa significa? Devo dirvi che io avevo mezza speranza, perché lui è uno schermo Full HD, non è uno schermo Quad HD, e vedendo l'impatto veramente grosso che ha lo schermo in termini di consumo energetico sull'S10 Plus, avevo qualche speranza. Bene, avevo ragione, perché dura un po' meno di S10 Plus, ma un po' più, secondo me, di S10 normale. Giudicare dopo nemmeno 3 giorni è da denuncia, ma posso dirvi che ho notato una cosa interessante, ovvero che è molto meno instabile di S10 Plus. Meno volubile alle condizioni ambientali. Cosa significa? Che S10 Plus, se voi lo utilizzate all'aperto o se lo utilizzate al chiuso, proprio per il suo display che arriva a 1200 nits, quando siete all'aperto spara la luminosità al massimo e veramente si prosciuga in un attimo. Lui invece è molto più costante. Non è un telefono che dura tantissimo, ma almeno sotto questo punto di vista avete la sicurezza di avere un andamento più o meno che è sempre lì lì e lo schermo non ha un impatto così grande. Ripeto, attenzione, perché questo non è un telefono con un'ottima autonomia. Se lo mettete sotto forte stress è difficile arrivare a sera, ma A, lo giustifico essendo così piccolo, B, con utilizzo normale dura sempre più di S10 e impostandolo bene ce la si fa. Risultato? Circa 4 ore di display acceso, quarto d'ora più, quarto d'ora meno, a seconda che lo utilizziate più sotto wifi o più sotto rete dati. Non è un risultato strabiliante, ma ripeto, il fatto che sia piccolo secondo me giustifica un po' questa autonomia che non è il massimo. È sufficiente, se lo utilizzate poco arrivate a sera, se lo utilizzate tanto dovete dargli una botta di ricarica. C'è anche da considerare che con la batteria da 3100 mAh in 15 watt, con ricarica 15 watt che è il massimo, in veramente pochissimo tempo gli date il 50% di carica, o comunque si ricarica anche via wireless. E poi appunto il fatto che sia piccolo secondo me giustifica un po' un'autonomia che non è il massimo. Un conto è l'S10 Plus che è un padellone con 4100 mAh, il fatto che certe volte non arrivi a sera mi fa proprio incavolare. Invece questo più piccolo con 3100, se certe volte non arriva a sera, ci sta. Ebbene, questo è quanto, non l'ho provato abbastanza da andare a darvi tutte le altre indicazioni solite che vi do durante la recensione, ma vi posso dire una cosa, è praticamente identico agli altri due, quindi come qualità foto, come esperienza di utilizzo, è lì, il software è lo stesso. Sì, c'è il lettore di impronte digitali sul lato anziché sotto il display, cosa che secondo me addirittura funziona meglio. C'è lo sblocco con riconoscimento del volto in 2D, che non è sicuro, come sugli altri due. Quindi in generale un telefono che vi dà un'esperienza di utilizzo veramente solida, veramente molto bella. La grande differenza sono proprio queste dimensioni, su cui vi ho detto veramente tutto. Per me è fantastico e non tornerei più indietro. Certo, se vi guardate film, andate a giocare tanto con lo smartphone, allora no, non ha senso. Secondo me è meglio prendere un telefono un pochino più grande. Più o meno questo è l'S10e e poi in questa colorazione per me è proprio fighissimo. Come vi ho detto, se avete altre domande, qualunque cosa, sono a disposizione qua sotto nei commenti. In cambio un bel like se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al nostro canale. Io sono Matteo e noi, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Ciao!